Buongiorno, bentornati al TG2. Duro colpo al clan Casamonica. Più di 30 arrestati tra Roma e la Calabria. L'accusa è quella di aver costituito un'organizzazione per traffico di droga, estorsione ed usura. Per gli inquirenti, un'associazione mafiosa che si regge sulla paura che scatena il cognome dei Casamonica sul territorio. Andiamo allora nella zona di Roma che il clan de Casamonica ha eletto a loro feudo, dove ci aggiorna in diretta Pier Giorgio Giacovazzo. Buongiorno, alle mie spalle c'è il vicolo di Porta Furba, cuore del quartiere tuscolano, roccaforte del clan dei Casamonica. Qui questa mattina la maggior parte dei 31 arresti effettuati in questa grande operazione dei carabinieri del comando di Roma. Qui è stato arrestato l'uomo che è ritenuto il boss del clan, Giuseppe Casamonica. Era appena uscito di galera pochi mesi fa, una detenzione di 10 anni per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, anche se l'ultimo periodo l'ha trascorso in una meravigliosa villa, una clinica di riabilitazione alle porte di Fiuggi, come se fosse un semplice tossicodipendente. Da poco si sono concluse le operazioni di perquisizione delle abitazioni delle persone arrestate. Ci sono ancora 6 latitanti perché le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Roma sono in tutto 37. Gli arresti sono stati effettuati tra Roma, Cosenza e Reggio Calabria. State vedendo le immagini dell'aggressione che abbiamo subito questa mattina cercando di parlare con qualcuno delle famiglie degli arrestati. Parte di queste immagini si interrompono quando sono venuti a toglierci la telecamera. Vi proporremo nelle prossime edizioni un filmato realizzato con una telecamera nascosta. Quindi dicevamo, il traffico di droga era l'attività principale di questo clan in collaborazione con il clan di 'Ndrangheta degli Strangio, cocaina acquistata in Colombia a prezzi imbattibili, 43.000 euro al chilo per un prodotto puro all'87%, e poi il reato di usura gli viene contestato, un classico in questa famiglia. Già hanno subito diversi processi per usura, per minacce e per violenze con le quali effettuavano estorsioni in tutta la zona di Roma, ma soprattutto per la prima volta viene contestato al clan il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il 416 bis. Questo cambia tutto perché le pene sono più pesanti, perché il clan viene così decapitato, perché si apre una successione lunga e speriamo non sanguinosa per il controllo del territorio e per il mantenimento di questi affari criminali. Vediamo però le attività di questa operazione dei carabinieri nel servizio di Vincenzo Frenda. Basta il nome Casamonica ad incutere timore in tutti quelli che si imbattono nella famiglia padrona di una fetta sud-est di Roma. Una consorteria mafiosa dall'estrema pericolosità, la definisce l'ordinanza di arresto contro 37 appartenenti al clan. 31 i fermati, 6 sono ancora ricercati dai carabinieri. 55 capi di imputazione per reati che vanno dall'usura, con soldi prestati a tassi che raggiungevano il 1000%, fino all'estorsione, ma anche lo spaccio. Per 14 c'è il 416 bis, cioè l'aggravante mafiosa. Una organizzazione strutturata come le altre mafie, ma con un punto di forza in più, il vincolo familiare. Non è un gruppo che ha soltanto una solidissima struttura organizzativa, ma è un gruppo che ha, come dire, che collega, che lega i suoi componenti anche da vincoli di sangue. E sono questi i gruppi più temibili. Gli ordini, le spedizioni punitive, la gestione dei beni partivano tutti dalla roccaforte di Vicolo Porta Furba, che ospita la casa del capostipite Giuseppe Casamonica, tornato di recente libero dopo 10 anni di detenzione, che del suo impero dice: nessuno viene a bussare dove sto io. Pagare a vita il clan Casamonica rappresentava una sorta di assicurazione per non avere problemi, diciamo, vita natural durante. A scardinare il sistema Casamonica sono stati 2 pentiti che hanno raccontato episodi vissuti come vittime e permesso agli inquirenti di ricostruire la catena di comando del clan. Fra i beni sequestrati anche la palestra dell'ex campione del mondo di pugilato Domenico Spada, fra i rapporti certificati dall'inchiesta quelli con il clan Spada di Ostia e gli Strangio, famiglia 'ndranghetista di San Luca. Dai funerali show all'esibizione del lusso estremo tra ville e automobili esclusive, il potere del clan dei Casamonica passa anche per queste forme di ostentazione. Seguiamo Sandra Cecchi.
Dici Casamonica e subito pensi al lusso pacchiano. Ville e fortezza, grandi un intero isolato, con muretti che invadono i marciapiedi, bagni di marmo dai rubinetti d'oro, garage, zeppi di Ferrari, Bentley, Rolls Royce. Per gli affiliati, ha confermato la pentita Deborah Cerreoni, l'ostentazione del lusso sfrenato è una manifestazione di potere da mostrare e far valere di fronte alle altre gang criminali. Per loro, mette ancora a verbale la donna, il Rolex è una specie di simbolo, di segno distintivo. Lusso ed intimidazioni emersi con forza durante i funerali show del capostipite Vittorio nell'agosto 2015, celebrati in una chiesa del Tuscolano gremita di gente, sulla cui facciata campeggiava il manifesto in onore del re di Roma. Carrozza d'epoca trainata da 6 cavalli, corteo funebre composto da 200 auto, petali di rosa lanciati da un elicottero, le note del padrino suonate da una banda che, si scopre oggi dall'inchiesta, non fu mai pagata ed anche minacciata da un componente di Casamonica, clan di ex cavallari di origine nomade, assurto a padrone di un'intera zona della città, la Romanina. Qui al Roxy Bar in primavera avviene il pestaggio del titolare romeno del locale e di una cliente invalida civile. Il raid, originato da questioni di precedenza nell'essere serviti al bancone, fu ancora una volta solo un modo per ribadire il controllo del territorio di Casamonica. Non ti scordare che questa è zona nostra, gridavano tra uno schiaffo e l'altro, qui comandiamo noi. Sono calati dell'80 e 88% gli sbarchi dal primo